sei un bidone! È un'opera inutile e dannosa! No Mose! E fuori le grandi navi dalla laguna! Contestando questa cosiddetta inaugurazione del Mose, che è una pagliacciata. Tutti i test del Mose fatti in decine di anni hanno dimostrato che il Mose non funziona. Ogni piccola cosa che accade, ogni granello di sabbia, ogni cozza che si attacca alle paratie, il problema dei mancati test con il mare mosso sono tutti elementi che ci dicono che il Mose non funzionerà. Quindi anziché inaugurare vergognosamente un'opera che è costata 8 miliardi, di cui 1,5 miliardi in corruzione, bisognerebbe smettere di versare nuovi fondi, di spendere soldi in un'opera inutile e dannosa che non funzionerà. Decreti del governo che vogliono rilanciare l'economia del paese ci sono al primo posto, come sempre, non si impara dal passato, il finanziamento alle grandi opere. Il Mose è forse, diciamo, quella che ha già assorbito, che ha già bruciato più soldi di tutti noi, soldi che starebbero meglio nella sanità, che starebbero meglio nella scuola, che servirebbero per mettere in sicurezza i territori nella crisi climatica. Quindi possiamo dire che questo governo, come tutti gli altri, non cambia marcia rispetto alle grandi opere.